chiamiamola in maniera più diretta, dittatura giudiziaria. Siamo tutti nelle mani di chi a un certo punto può avercela con noi, per un fatto personale, per un fatto ideologico, per un fatto politico. Io sono il campione della resistenza perché mi hanno fatto 74 processi, ho dovuto impiegare 105 avvocati, ho dovuto dedicare 2 pomeriggi alla settimana, il pomeriggio del sabato e il pomeriggio della domenica, a preparare le udienze con gli avvocati della settimana dopo. Sapete quante udienze ho avuto? Qua non c'è nessuno che mi batte, eh? Nessuno, nemmeno nell'altro pianeta che hanno scoperto a 120 anni luce da qui. 3.637 udienze. Questa è la giustizia con cui noi dobbiamo fare i conti. E tu, Presidente, poco fa nel tuo discorso hai ricordato l'approvazione da parte del Parlamento del nuovo codice antimafia, che paragona i reati di mafia ai reati che qualunque imprenditore può vedersi attribuiti, per esempio alla corruzione. Non c'è nemmeno bisogno che ci sia un'indagine sul soggetto, basta un indizio per dare la possibilità al pubblico ministero di sequestrare l'intero tuo patrimonio. E quindi oppressione fiscale, oppressione burocratica, oppressione giudiziaria, un paese da cambiare.